Benvenuti in uno di quei video che mi state chiedendo da probabilmente 3 anni. Ed è un video che in realtà io per anni e anni e anni ho detto no, questo video non lo farò mai. Un po' perché mi faceva ricordare cose che non avrei voluto ricordare e un po' perché non so. Avevo paura di attirare persone sbagliate, ma oggi ragazzi sarà un po' il mood di questi giorni che sto praticamente rifacendo tutto quello che c'è qui. Infatti qui se vedete un po' il muro distrutto è perché ci sto proprio lavorando. Ho messo 5 minuti fa lo stucco, quindi mi è venuto in mente. Ma che cosa sto facendo io? Sto coprendo il vecchio con il nuovo. E quindi mi è venuta un po' di nostalgia, ho voluto dire, sai che? Andiamo a prendere tutti i miei vecchi ricordi e mettiamoli in pubblica piazza, perché tanto Geometria della Privacy non sa manco che cosa sia. Quindi la domanda che vi siete posti per tanti tanti anni, nonostante la mia risposta affermativa nei vari 3 anni, è stata: Geometria, ma tu hai fatto gli scout? Allora, c'è chi dice di sì, però non lo so. Sta di fatto che io c'ho questa, quindi può darsi di sì. Una buona probabilità che li abbia fatti c'è. E oggi ragazzi voglio fare proprio questo, voglio portarvi assieme a me nei miei ricordi, assieme a me in questo periodo che è durato all'incirca 5-6 anni della mia vita e che, se devo essere onesto, ricordo in maniera abbastanza combattuta, sia in positivo che in negativo. Ma lo so benissimo cosa state aspettando, quindi sono passati effettivamente diversi anni dall'ultima volta che mi sono rimesso questa roba, ma per l'occasione perché non tornarci? Tra l'altro ci sto veramente strettissimo perché questa qui è una S e ci sto praticamente esplodendo dentro, ragazzi. Comunque adesso giocheremo a quante malattie mi prendo, non per quello che mi sto mettendo, ma per dove è stato, perché l'ho lavato adesso 5-6 secondi. Ma questo, ragazzi, è il mio fazzolettone. Tè, umido. Fatemi abituare a 2 secondi e tra un attimo andiamo a vedere tutto quello che c'è. Prima in questa qui, che comunque è diventata un albero di Natale nel corso degli anni, ma anche in questa qui. Più grossa di me a momenti. E sul coperchio, che avevo elegantemente segnato con Scout e altro 2013-2017, quindi questa data è anche sbagliata perché in realtà qui dentro c'è roba di prima, di dopo, un mischione. Comunque sì, questa qui è la scatola in cui io per tutti questi anni ho tenuto tutta questa roba. In questo mucchio, ragazzi, c'è veramente tutto. 5 anni buoni della mia vita. Ci sono cose positive, cose negative, cose che magari non mi ricordo nemmeno. Ed effettivamente è tanta roba per un video solo, quindi cerchiamo un attimo di muoverci. Vediamo prima di tutto questa qui. Questi, ragazzi, sono i colori del mio fazzolettone. Contate che io ho fatto gli scout entrando al secondo anno di reparto, non mi ricordo. Comunque mi sono fatto buona parte del reparto, ho fatto il noviziato e il primo anno di clan. Poi il primo anno di clan ho lasciato e magari poi vi dico anche perché. Comunque la prima cosa che vedo qui è la mia molletta del noviziato, che effettivamente i ricordi sono più del reparto che del noviziato, però questa è la mia molletta del noviziato, che in realtà, ragazzi, è tutto simbolico quello che c'è qui. Sono cose che hanno più valore affettivo che effettivo e ci mancherebbe, va bene così. Cioè sarebbe stato bello che all'entrata del noviziato mi sparavano 500 euro, però Jacopo noviziato 2015-2016 e questo qui, ragazzi, non c'è tanto da dire. Questo che vedete qui invece è un portafazzolettone che mi hanno fatto non mi ricordo quando ed è fatto di corda, e se non ricordo male questo tipo di nodo si chiama pugno di scimmia, che serve appunto a fare questa palletta. È una palla di corda in cui ci si ficca il fazzolettone. Vi vada bene così. Invece una cosa interessante è questo, che è, ragazzi, il mio totem. Che cos'è un totem in poche parole? È, diciamo, il vostro nome in codice da scout col quale venite identificati. Lo sto dicendo da cani, ma lasciate perdere. Ecco, la cosa divertente è che tutti quanti avevano un nome fighissimo nel mio reparto e io ero quello che ovviamente c'aveva un nome discutibile. Diciamo che questo nome era costituito da nome dell'animale o comunque dell'elemento della natura che più vi rappresentava, unito all'aggettivo che più vi rappresentava. Quindi vi faccio un esempio: Mario è un tizio molto imponente, magari ben piazzato, muscoloso, che qualsiasi cosa fai non lo fai arrabbiare, e ci sta bene quercia paziente. Ci sta bene, un nome figo. Magari è un tizio che è appassionato, non so, di MMA e quindi, no, un combattente. L'animale che più la rappresenta può essere un leone, però allo stesso tempo non è aggressivo, è semplicemente una persona appassionata a quelle cose. E magari è pure una persona gentile, quindi leone gentile o leone pacato ci sta. Ragazzi, volete sapere qual è il mio nome totem? E non so se dirvelo, perché probabilmente per i prossimi 2-3 anni mi prenderete per il culo per questa cosa, quindi marmotta pungente. Geometria, signori. E con queste premesse potrebbe mai andare storto qualcosa? Ovviamente, ragazzi, tutto. Quindi perché non apriamo direttamente questo scatolone già aperto? Bravo Geometria, campione di logica. Dunque, la prima cosa che vorrei farvi vedere è una cosa che in realtà è alla base dell'essere uno scout, specialmente nel reparto, perché poi non serve più di tanto, si evolve come cosa, ed è il quaderno di caccia. Nel mio caso, questo qui. Non mi giudicate.
E aprendolo, ragazzi, c'è veramente un botto di roba. Perché sapete benissimo come sono fatto, ho sempre bisogno di avere tutto, tutto sotto controllo. E giustamente, che non mi facevo un enorme manuale di qualsiasi cosa dovessi fare? E certo che me lo facevo. Infatti qua abbiamo orientarsi con le stelle, e queste cose sono stampate, e poi accendere un fuoco. Tutta questa guida, non chiedetemi per quale motivo, l'ho dovuta scrivere a mano. Avrei fatto molto più in fretta al computer? Sì. Avevo un computer? Sì. Quindi questa cosa non ha il minimo, ditelo assieme a me, senso. Bravissimi. Ecco, questa è una cosa che mi ricordo con molto piacere. Una parte importante dell'essere scout è imparare a fare nodi e legature. E io mi ero proprio fissato su questa roba qui, tant'è che mi sono messo a disegnare ogni singola legatura così, madonna, ma da malati. Nodi di giunzione, forno con le pietre, e l'ho dovuto disegnare, perché giustamente una persona normale non... Vabbè. È una guida molto dettagliata, ragazzi. TP, fuoco a castello, le costruzioni da campo, tutto quanto, le crociate, c'è tutto, ragazzi, c'è tutto. Ah, poi ho fatto la specialità di infermieristica, non so se ce l'ho qui dentro, può darsi. E questa qui era la mia carta delle specialità. Ah, infermiere. Se vi fate male, ragazzi, sapete a chi chiamare. Scout Jacopo Valese, squadriglia Puma, reparto 1. Ambiti in cui la specialità mi potrà servire. In reparto, prestare soccorso a chiunque ne necessiti. Complimenti. In squadriglia, curare gli infortuni degli squadriglieri. In altre occasioni, prevenzione e cultura generale. Insomma, ragazzi, come infermiere io sono affidabile. No, però effettivamente poi quando è servito lo sapevo fare, dai. Che poi alcuni danni li facessi io volontariamente e cosciente di questo, un altro discorso. Ah, il badge del challenge. Che tra l'altro, ragazzi, il challenge è una sorta di competizione tra tutti gli scout di una certa regione, una certa area, se non sbaglio, in cui sono un sacco di prove sia fisiche, che magari di conoscenza di quello che sai di nodi, di abilità nell'usare tutto quello che richiede essere uno scout. E siamo arrivati anche abbastanza in alto, a quanto pare. Sì, decisamente in alto, siamo stati i primi del nostro gruppo. E questa qui la cartina dell'area che abbiamo percorso. I miei complimenti a chi ha fatto sta cartina, perché c'è tutto quello che non ci deve essere. Bravo. Questo io non so che cosa sia, però è magnifico. Io ero estremamente legato a queste cose, ragazzi, le conservo davvero con grande cura da anni e anni e anni. Non le rivedo da tanti anni e devo dire che un certo effetto me lo stanno facendo. Non siamo ancora a nemmeno un quarto di quello che dobbiamo vedere. Chissà come ci arrivo io alla fine di sto video, però. Questi erano invece gli inserti che davano all'interno dei giornali degli scout, i settimanali, mensili, no, erano mensili. E insomma, per un ragazzino di quell'età vanno più che bene. Io questa cosa non la apro perché secondo me mi prendo tante di quelle malattie, però qui c'è una penna di piccione, non mi chiedete neanche. Anche per quale motivo, ma sta qui. Qua, ciao. Ah, questo. Cerchiamo un attimo di giustificarci per le cose che ci sono sulla copertina e sul retro. Sul retro c'era l'avanzata della vernice, spray nera, e per qualche motivo ho deciso di metterla qui, perché era quel periodo, ragazzi, tutto quanto metallarino, tutto quanto Dio che vive il nero, e infatti qua vive il nero, si è tutto appiccicato, uno schifo, ho fatto un macello. Invece qui, ragazzi, c'è una cosa che adesso io voglio raccontarvi, perché alla fin fine sono passati tanti anni, chi se ne frega, e se mi stai guardando, ciao. Questa cosa io l'ho fatta per una mia ex ragazza. Ci avevamo uno 16, uno 15 anni, quindi è diverso tempo fa, quindi chi se ne frega. Però in pratica questa ragazza mi ricordo che era un sacco fissata con Death Note, e cioè aveva un sacchissimo di roba. Ecco, adesso ragazzi, io non so come dirvi che questa ragazza mi ha lasciato perché secondo lei io non guardo veramente gli anime e non ascolto veramente metal. Ecco, i 30.000 persone che possono affermare il contrario, però è stato bello. Sappiate che quando sono uscito dal reparto ho lasciato tutti i piccolini, che poi in realtà io non ero neanche il capo della mia squadriglia, io non sono mai stato capo di nulla, perché eravamo 5 del 99, tutti quanti del mio anno, e quindi uno solo poteva essere il capo. Immaginate soltanto che bolgia, ragazzi, quando una persona della tua stessa età è costretta a darti in qualche modo ordini, e quindi quello che succedeva, succedeva. Ma questa, se mi stanno guardando, ragazzi, fate finta di non conoscermi se volete ancora, non so, conservare un minimo di virilità, però è una cosa veramente tanto bella che io conservo con tanto affetto. Dei miei squadriglieri che mi hanno fatto questa, diciamo, lettera, da qualche parte c'è anche la foto in cui piangono mentre mi sono di fronte, sulla strada di un cammino abbiamo incontrato te, da cui abbiamo imparato tanto, con cui abbiamo vissuto esperienze bellissime e che ci hai cambiato la vita. Grazie Jacopo. E la frase che vi sto per leggere è una frase che mi è venuta completamente a caso con uno dei miei squadriglieri piccoli preferiti, che è: meglio rompere una promessa di matrimonio che un servizio di piatti. Questi sono gli insegnamenti che do io. Grazie mille, ti vogliamo bene. Mo che ci rivediamo, quante risate che mi faccio. Però sono dei bei ricordi, ragazzi, alla fin fine sono dei bei ricordi. Mi aspettavo di trovare roba molto più negativa, in realtà. Ah, poi abbiamo fatto un campo a Colico, in Lombardia. Se non sbaglio, il mio ultimo anno di reparto. E questo era tutto il mio reparto.
E anche questa è una foto che conservo in un angolino, perché magari vederla sempre no, però ogni tanto ci sta andarla a rivedere, perché è un ricordo che hanno dato a tutti quelli che sono passati oltre, nel senso sono passati da reparto, quindi fino al terzo superiore. Potrei sbagliarmi, ma se non sbaglio è così. Ma comunque c'avevo 16 anni, questo è sicuro. E tra l'altro qua dietro è fatto di cartone ed è ancora intatto, perché io qualche anno fa me l'ero appeso al muro e non ho mai voluto rovinarlo perché mi dispiaceva. E non lo farò certo adesso. E qui abbiamo la foto con tutto il gruppo, compresi i lupetti, compreso Clan, quando ancora non facevo il Clan, sempre quando facevo l'ultimo anno. E io dove sono qui? Bella domanda. Ah, ecco dove sono, ci mancherebbe. Con questi polsini orribili, ragazzi, forse ve l'ho detto su Twitch che avevo questa abitudine di portare questi polsini orripilanti. Però questo era tutto il gruppo. Questa invece è una cosa che hanno fatto con le loro manine speciali, le ragazze di una squadriglia del mio reparto. Funziona ancora sta roba? Sì, funziona ancora. Molto indicato per una cosa in montagna. Questo invece era uno di quei calendari che vendevamo per pagarci tutte le cose che dovevamo fare. Ed effettivamente un po' mi manca fare questa cosa qui, era parecchio divertente. Questo qui è il calendario 2015, ma se non sbaglio, al locale non altro. Però a quanto pare qui no. E insomma, noi che facevamo? Andavamo in giro per la nostra città, suonando, bussando di porta in porta, a dire alle persone: ehi, volete uno di questi? Costa? Mi ricordo manco quanto costava. Però gli spiegavamo: guardi, ci serve per questo, questo e questo, ci stiamo autofinanziando. Sì, si chiama autofinanziamento. E poi alla fine ogni squadriglia si vedeva chi aveva fatto meglio. Io, ragazzi, onestamente ero bravino. Questo sì, è uno di quei ricordi di Colico. Uno specchio che mi hanno dato rotto. Ed è uno specchio, devo dire la verità, molto pericoloso. Perché c'ho tutti gli angoli qui col nastro isolante, raga, ma che cazzo fa? Era un sacco più sentimentale tempo fa, effettivamente. Però, raga. E Chang di The Lady. Questa qui invece è una parte delle riviste che arrivavano ogni mese. E già vi ho fatto vedere qualcosa. Poi c'erano vari aggiornamenti, varie interviste. Ed era un po' il gazzettino del mondo scout, no? Ma adesso arriviamo alle cose un po' più particolari. Qui c'è un biglietto Pescara Centrale Vasto. Ah, quando non ascoltavo metal e non mi piacevano gli anni. Ok. A parte gli scherzi, qua ci sono le mie pecette. C'è veramente un sacco di roba, ragazzi. Ma andiamo con calma. Prima cosa, questa. Questo, ragazzi, io non so cosa sia. Cioè, è tutto. È un cacciavite, ma allo stesso tempo è una penna, è un centimetro, è un decimetro, è un'arma probabilmente, perché l'unico utilizzo che ne avrò mai fatto è quello. Però prima che mi faccia male veramente, vai. E sempre tornando a quei regali che ci siamo fatti tutti quanti quando abbiamo lasciato il reparto, c'è questo. Avete presente cos'è un guidone, ragazzi? Il guidone è quel bastone con la bandiera che il capo squadriglia porta. E non vi dico, ragazzi, calci quando qualcuno che non era capo squadriglia toccava quella roba, perché per qualche motivo mi sa che si era autorizzati. Però niente di troppo violento, mi raccomando. Adesso il punto è: ognuno ne aveva uno. Per quale motivo io ne ho tre? Perché praticamente è stato tagliato a fettine il vecchio guidone di una squadriglia e tutte le fettine sono diventate dei ciondoli. Però, per quale motivo io ne ho tre? Gematria, mago del furto. Adesso, ragazzi, arriviamo alle ultime cose che vi devo far vedere, che sono queste, ovvero le mie specialità. Io, a livello di scout, sono infermiere e disegnatore. Queste qui sono le mie due pecette che mi sarebbero dovute arrivare prima della fine del reparto, perché poi te le devi togliere, assieme anche all'ultima di queste tre. Però, ragazzi, mi è stata data quando ho finito, quindi grazie a tutti, è stato molto divertente. E ultima cosa, c'è il souvenir della mia squadriglia, che era questo portachiavi a forma di saluto scout. Ve l'ho detto, ragazzi, noi eravamo i migliori, i più abili, ma eravamo quelli più funzionali. E questa cosa in qualche modo funzionava. Non è dato sapere quale, però funzionava. Poi ci sono altre cose, pergamene, che io ho conservato, come vi ho fatto vedere, in maniera abbastanza eccellente per il posto in cui stavano messe. E sono davvero contento che non si siano rovinate, sono contento che sia rimasto tutto quanto così. Devo dire che ho iniziato questo video con la sensazione di arrabbiarmi, magari di rimanerci male per aver visto alcune facce che ormai non vedo più con tanta simpatia o magari con tanto affetto, e la cosa è reciproca. Però, ragazzi, sono fasi della vita. E questa qui è stata una fase che mi ha accompagnato per tanto tempo della mia vita. Perché poi ovviamente erano le stesse persone, queste qui, con le quali io passavo tanto tempo, praticamente la totalità del mio tempo libero. Perché era il mio gruppo di amici. Era. A questo punto la curiosità che forse vi è venuta in mente è: perché se stavi così contento in mezzo a questo ambiente, se stavi così bene, per quale motivo sei uscito? Ragazzi, semplicemente io penso che nella vita si cambi, nella vita si cambi anche tanto, e non è assolutamente detto che tu cambi a una certa età e per forza in quella certa età. Io ho iniziato a vedere dei comportamenti che non mi piacevano, ho iniziato anche ad avere delle situazioni private che non mi piacevano e per questo ho deciso di foldare, ho deciso di dire: sai che, ciao. Però ci ho tenuto a farlo in maniera face to face, ovvero ho riunito tutti quanti coloro a cui dovevo dire questa cosa, abbiamo fatto una riunione e ho detto: ragazzi, io esco, ho riconsegnato quello che dovevo riconsegnare, ciao. Poi le situazioni si sono sviluppate come si sono sviluppate, sia in negativo che in positivo. Io continuo a seguire e a portare gli stessi ideali e le stesse
credenze, chiamiamole così, di quando ero lì dentro. E io ero lì dentro da ateo, e questa qui è un'uniforme di scout cattolici, perché va bene, nella mia città, che io sappia, ci sono solo questi. Ma comunque io le stesse cose che facevo allora le faccio adesso, nel senso, non butto cartacce per strada, per dire, perché un qualcosa che è diventato proprio il mio stile di vita è lasciare i posti, se non meglio di come li hai trovati, perché a volte non è possibile, almeno non peggio, perché è molto facile fare del peggio senza neanche accorgersene. Magari quel mozzicone che fumate, magari quel qualcosa che buttate per terra, dite vabbè dai, che fa? Ragazzi, fa. Ho ancora un estremo rispetto per la natura, per quello che mi è possibile. E ancora oggi non ho perso la voglia di andare per montagne e di andare per avventure. Quello che è importante è comunque rimanere persone che perseguono i propri ideali. Sicuramente stare lì in mezzo mi ha fatto crescere, questo non lo metto in dubbio. Prima di entrare lì ero veramente impacciato e tanto, ragazzi, non avete idea di quanto. Io neanche parlavo. Se arrivava una persona e mi diceva ciao, io sudavo, rendetevi conto. Io, come mi conoscete adesso, prima non ero assolutamente così. Un po' mi è servito per sbloccarmi, però a un certo punto ci sono state delle situazioni che non sarebbero dovute esserci. Magari neanche io mi sono comportato nella migliore delle maniere, però c'è anche da dire che si tratta di 5 anni fa. E comunque passavo del tempo. Una cosa è certa, alcune cose che mi sono state fatte non le ho dimenticate, sono andato avanti con la consapevolezza che mi sono state fatte. E poi niente, alcune di queste persone le ho rincontrate, fino all'altra sera sono stato a mangiarci assieme, dopo tanti anni che non ci rivedevamo. E per me, se in questi anni sei cambiato, sei diventato una persona migliore, puoi tranquillamente avere a che fare con me. Ma se in questi anni sei rimasto lo stesso che eri diversi anni fa, non voglio averci a che fare, insomma, ho questa facoltà di non volerlo. E neanche loro magari vogliono avere a che fare con me, per me va benissimo così, non ne faccio un dramma. Assolutamente. Però ripeto, con alcune persone che frequentavo in questo periodo, che frequentavo in questo ambiente, ci sono ancora in buoni rapporti. Questa è la vita, signori, questa è la vita, e per me va assolutamente bene. Mi ricordo anche che un annetto fa feci un video veramente discutibile sugli scout, e a dire la verità oggi me ne pento. Però ovviamente questo video è andato perduto perché stava nel vecchio canale, quindi chi se ne frega. Oggi invece ho tenuto a farvi proprio viaggiare attraverso quello che era il mio passato, anche in maniera un po' malinconica, mi rendo conto, perché io ho questo effetto nostalgia, ve ne sarete resi conto. Però sono contento di aver trasformato anche stavolta qualcosa che per me era veramente un tabù. Io non parlavo da anni di questa cosa, sono riuscito a trasformarlo in qualcosa di presumibilmente positivo. Preferisco ricordarmi per la maggior parte le cose belle di quel periodo, preferisco ricordarmi tutte le volte che io con queste persone sono riuscito a ridere, ovviamente in maniera spensierata, tutte le volte che ci siamo divertiti e abbiamo fatto veramente tantissime cose fighe insieme. Una delle cose che non mi dimenticherò mai degli scout era il fuoco, quando si cantava tutti quanti attorno al fuoco. È una sensazione di famiglia che probabilmente alcuni già provano, io ovviamente non la proverò mai, però ho veramente un bel ricordo. Quando sento quelle note mi vengono in mente tanti bei ricordi, e va bene così. Quindi un saluto a tutte le persone che mi vogliono bene o che mi vogliono male, che hanno fatto parte di questo video, anche se probabilmente non lo vedrete mai, però vuol saperlo. Ma questo è, ragazzi, quindi grazie per aver visto fino adesso, e noi ci vediamo alla prossima.